non ha bisogno di presentazioni, non tocca a me presentare Teramo Jazz perché c'è un curriculum che parla per loro, la scommessa messa in campo nella prima edizione, che poi si è saputa ripetere mantenendo un livello qualitativo estremamente alto, oggi ci consente di presentare questo panel, questi 5 appuntamenti di evidente grande richiamo, di grande attrattiva. Lo dirà meglio poi il presidente di Teramo Jazz, Alessandro Scelto, al quale lascerò immediatamente la parola. Avremo anche la possibilità nel 7 di gennaio di ascoltare quella che è un'anteprima nazionale di un grandissimo spettacolo di Maurizio Gianmarco, e quindi evidentemente sono 5 appuntamenti anche qui che si disseminano sul territorio comunale, non sono racchiusi in un unico luogo, ma abbracceranno vari ambiti, vari luoghi della cultura. Quindi ringrazio anche i ragazzi di Osirisica, che evidentemente ospiteranno 3 appuntamenti di Teramo Jazz, così come ringrazio il Conservatorio Braga e ringrazio la provincia per aver messo a disposizione la sala polifunzionale. Evidentemente, non l'abbiamo detto in premessa, non tocca a noi presentare questi artisti, ma ringraziare appunto Teramo Jazz per essere entrati anche quest'anno nell'organizzazione del calendario del Natale Teramano. Quindi per questo primo focus lascerei la parola proprio ad Alessandro Scemma, presidente di Teramo Jazz. Diciamo, scusate. Grazie assessore.